Sono Valentina Sapienza, insegno storia dell'arte moderna all'Università Ca' Foscari e sono la direttrice del Centro Studi Rive, che come alcuni di voi sapranno, si è costituito presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari, ma in realtà nasce proprio con un'impronta e con una forte propensione internazionale, perché tra le fondatrici di Rive ci sono Francesca Alberti dell'Università François Rabelais de Tours, che attualmente si trova a Villa Medici, Annabella Vitis dell'Università di Rouen-Normandie, c'è cioè Diane Bodard della Columbia University e la collega Martina Frank dell'Università Ca' Foscari. Oltre alle fondatrici, il Centro Studi Rive si è poi arricchito di un comitato scientifico che conta tra gli altri la presenza del collega Giovanni Fara di Ca' Foscari, Enrico Dal Pozzolo dell'Università di Verona, Michel Hochmann dell'École Pratique des Hautes Études, che oggi ci ha fatto questo grande regalo inaugurando i seminari di Rive, e poi di Giorgio Tagliaferro dell'Università di Warwick. Volevo anche dirvi che Rive conta già una sessantina all'incirca di membri e anche un gruppo di lavoro molto attivo, costituito da laureandi, dottorandi e giovani studiosi, senza il cui impegno davvero non sarebbe stato possibile organizzare questo e altre attività che abbiamo già avviato. Come avrete probabilmente letto, il Centro Studi Rive ha come campo di indagine privilegiato la cultura figurativa del Rinascimento veneziano secondo un approccio interdisciplinare e intende promuovere, sviluppare la ricerca scientifica, promuovendo però nel contempo un rapporto virtuoso con il territorio e le sue principali istituzioni e favorendo naturalmente occasioni di collaborazione a livello internazionale. Ora, in un certo senso è proprio da qui che abbiamo cominciato, cioè dalla ricerca. Abbiamo pensato che fosse davvero importante costruire un seminario annuale, quindi un ciclo di incontri, che quest'anno ha come tema cardine Venezia e l'altro, immagini, saperi, contesti. E poi, da questa splendida occasione di collaborazione con la Direzione Regionale Musei Veneto e Palazzo Grimani, per cui ringrazio moltissimo il direttore Daniele Ferrara e tutto lo staff di Palazzo Grimani per la collaborazione scientifica e anche per il supporto organizzativo. Io vorrei anche darvi qualche piccola raccomandazione di carattere tecnico, proprio perché tutto si svolga al meglio. Il seminario di Rive è innanzitutto un luogo di scambio. Sarà dunque possibile naturalmente rivolgere le proprie domande al relatore una volta che ha concluso il suo intervento, però dato l'elevatissimo numero di partecipanti, vi chiediamo di scrivere le domande nella chat per poter organizzare al meglio gli interventi. Non mi dilungo oltre, ringrazio veramente di cuore Michel Hochmann per questa bella occasione, ringrazio ancora una volta Daniele Ferrara a cui passo la parola. Grazie moltissimo. Grazie Valentina, per un brevissimo saluto. Allora, Valentina Sapienza ha, come dire, descritto, diciamo, gli obiettivi che il Centro Studi sul Rinascimento Veneziano si prefigge. Sono obiettivi, ecco, che sono nelle nostre corde, nel nostro cuore, come dire. I musei non sono delle entità autoreferenziali, ma sono profondamente connessi con il territorio. Ebbene, è quello che cerchiamo di fare, come dire, nella nostra azione quotidiana, e quindi ecco di collegare poi la ricerca alla sua divulgazione, perché altrimenti la ricerca, come dire, limitata, diciamo così, ai a noi quattro appassionati, ecco, evidentemente no, che non funziona. Ecco, ci preoccupiamo quindi di metterla subito in circolo. E devo dire che questo avvio, diciamo, di questi incontri, appunto, di Rive, cui volentieri e con molto entusiasmo partecipiamo, ecco, per noi è un motivo di profondo piacere, profondo interesse, appunto, aprirlo con questa conferenza del professor Michel Hochmann. Perché? Perché, appunto, lo sentirete, si entra appunto in quello che era l'allestimento della sala del Doge, e il nostro entusiasmo, appunto, deriva dal fatto che stiamo lavorando appunto fra il Museo Archeologico di Venezia e il Museo di Palazzo Grimani,
Entrambi sono due musei che si stanno riorganizzando, si sta lavorando appunto per riallestirli. Ecco, stiamo appunto lavorando per continuare quella l'iniziativa già promossa lo scorso anno e proseguire proprio nella sala del Doge. Quindi vedete che è proprio la ricerca che si intreccia alla divulgazione, a quel termine un po' bruttino che viene detto, che si dice valorizzazione, sa molto, come dire, di venale, no? Ecco, in realtà comunque utilizziamolo. E quindi ecco, potete immaginare appunto il nostro interesse e il nostro appunto entusiasmo a ascoltare appunto le novità del professor Hochmann. È musica per noi appunto sapere, ecco, che il museo si collega al territorio, ecco. Occorre, e questa, come dire, questa tragedia globale ce lo insegna, come dire, pensare meglio appunto a quelli che sono gli obiettivi. Obiettivi appunto di investimento sul patrimonio, su ciò che già c'è sul territorio, su ciò che già esiste, che magari è in penombra o è al buio e quindi deve essere illuminato. I risultati sono di grande soddisfazione, e come dire, le risorse anche economiche da impiegare sono minori, no? E vengono messe più a frutto, secondo noi. E quindi ecco, queste discussioni vanno proprio in questo senso e noi siamo, come dire, molto felici, semplicemente felici di ascoltare e, come dire, di conoscere nuove cose, ecco, e di avviare appunto questo scambio che ci auguriamo sia molto come lungo anche dopo questa fase di emergenza. Io pertanto, ecco, vi ringrazio e saluto il professor Hochmann e saluto tutti quanti appunto i presenti, alcuni dei quali ci conosciamo, non ci vediamo da molto tempo, ma ci siamo conosciuti in passato. Quindi vi auguro buon lavoro. Grazie Daniele, grazie a moltissime. Io ricordo anche che Palazzo Grimani c'è, lo vediamo sullo sfondo, vediamo proprio la sala del Doge, quindi veramente grazie di cuore per questa bellissima occasione. Ora, Michel Hochmann non ha bisogno di presentazioni, sappiamo insomma molte cose di lui, ricordo semplicemente che è directeur d'études et doyen de l'École pratique des hautes études a Parigi. Ci presenterà oggi un intervento intitolato Nuove ricerche intorno al mecenatismo dei Grimani e l'occasione, come appunto saprete, come è stato già ricordato, è il ritrovamento di un album di fotografie risalente alla fine del XIX secolo, rinvenuto presso la biblioteca della National Gallery of Art di Washington. E voglio anche segnalare che queste ricerche sono apparse proprio di recente su un volume di Artibus et Historie dedicato a Bill Barsham, che ci ha fatto il grande onore di essere presente qui con noi, quindi lo ringraziamo moltissimo, e curato dalla professoressa Stefania Mason, che è appunto anche lei qui con noi e la ringraziamo altrettanto. Ecco, io a questo punto do la parola a Michel senza indugiare oltre, perché abbiamo già consumato parecchi preziosissimi minuti. Grazie. Schermo e metto il PowerPoint. Guardate. Ecco, vedete il PowerPoint? Sì. Ok. Allora, tutto a posto, quindi ringrazio innanzitutto Valentina di questo invito. Naturalmente l'avevo un po' costruito attorno all'idea di parlare all'interno di Palazzo Grimani, che faceva veramente senso. Adesso si fa a distanza, ma comunque mi fa piacere condividere con voi e discutere appunto un paio di ipotesi abbastanza nuove che ho fatto attorno alla questione del mecenatismo dei Grimani. Si sa, naturalmente tutti voi sapete, il ruolo fondamentale che i Grimani hanno avuto nella storia politica e culturale veneziana, specialmente durante il Cinquecento, e l'apertura al pubblico del Museo di Palazzo Grimani permette da qualche anno ad un vasto pubblico di conoscere la magnificenza della famiglia, ma anche gli aspetti singolari del loro gusto e delle loro scelte nel campo artistico.
Vorrei tornare con voi su diverse scoperte recenti, come ho detto, che illustrano ancora una volta la congiunzione veramente eccezionale tra le ambizioni politiche e ideologiche della famiglia e le loro committenze. Quindi, come l'ha ricordato appena Valentina, vi parlerò di un articolo recente pubblicato nelle Artibus et Historiae dedicato il numero dedicato speciale dedicato a Bilbacham, e quindi vi parlerò di un album di fotografie che ho ritrovato nella biblioteca della National Gallery of Art di Washington e che è dovuto ad un fotografo nominato L. Ruza. Non sono riuscito a sciogliere l'iniziale L. ma so che questo fotografo era figlio di un altro fotografo un po' più conosciuto che si chiama Giovanni Battista Brusa. Quindi se uno di voi sa chi è questo L. Ruza, ne sarò naturalmente molto interessato. Questo album non era completamente sconosciuto, una delle sue fotografie fu pubblicata da Pompeo Molmenti, vi faccio vedere quindi la prima pagina dell'album che rappresenta naturalmente Palazzo, la facciata sul Rio di Palazzo Grimani, e quindi una delle fotografie era stata pubblicata da Pompeo Molmenti in uno studio comparso nel 1902. E diverse altre fotografie erano anche conosciute da Irene Favaretto. Ma Irene Favaretto aveva dichiarato di non essere riuscita a trovare una copia completa, un esemplare completo dell'album, e difatti non ne ho ritrovato uno in nessuna delle biblioteche veneziane che ho ricercato. Quindi l'unico per il momento che conosco è quello di Washington. Questo volume è molto prezioso in quanto ci permette di conoscere certi pezzi della collezione che sono oggi dispersi e che erano ancora quindi nel Palazzo Grimani prima della dispersione totale della collezione, quindi probabilmente alla fine dell'Ottocento. E ho recentemente quindi studiato più particolarmente le diverse sculture rinascimentali che compaiono tra queste fotografie. Queste fotografie presentano anche un certo numero di pezzi antichi della collezione, ma mi sono concentrato sui pezzi moderni, cioè i pezzi rinascimentali. E quindi questo album ci permette in particolare di conoscere precisamente la sistemazione che Giovanni Grimani aveva voluto dare al camino della Sala del Doge, con le diverse sculture che aveva sistemato su questo cammino, ancora nel loro contesto originale, in conformità con l'inventario del palazzo steso nel 1593. Vi ricordo appunto quello che dice l'inventario del 1593 sulla sistemazione la sistemazione del cammino. Marmi ritrovati nel palazzo, questo è il titolo dell'inventario, della felice memoria di Monsignor Patriarca di Aquileggia a Grimani, fatto di 8 ottobre 1593, foglio 19, nella seconda camera della chiesiola sopra la nappa, cioè sul camino, una testa di marmo moderna del Serenissimo Antonio Grimani, due teste di marmo poste accanto, scusate, non vedo tutto il testo. Quindi, teste di marmo poste in essa nappa, l'una da un canto e l'altra dall'altro, che tengono gli adornamenti Vitellio e Antonin Caracalla. E difatti vedete che ancora alla fine dell'Ottocento c'era ancora quindi il busto di Antonio Grimani al centro e sui lati un busto di Vitellio e un busto di Caracalla. Quindi questo è molto interessante. L'album ci rappresenta ancora alla fine dell'Ottocento una sistemazione voluta da Giovanni Grimani. E naturalmente quello che è ancora più interessante è che non c'è solo questa foto che l'insieme del cammino che era già stata pubblicata da Pompeo Molmenti, come ho detto, ma ci sono ancora anche i dettagli che ancora erano inediti,
dei diversi pezzi sistemati qua da Giovanni Grimani, cioè in particolare il busto del Doge Antonio. E da questo che, con questo che vorrei cominciare, perché questo busto mi pare difatti un pezzo molto interessante e sarei anche curioso di sapere cosa ne pensate. L'ho subito messo in relazione con un documento che ho pubblicato tanti anni fa, che è un conto con il quale Marco Grimani, uno dei nipoti del Doge Antonio, paga lo scultore Simone Bianco e il fonditore Francesco Bressano negli anni 1523-24 per due busti di bronzo del Doge Antonio e di suo figlio, il cardinale Domenico Grimani. Queste due opere, questi due busti di bronzo, furono immediatamente molto famosi. Furono esposti durante una processione a Santa Maria Formosa il 1 febbraio 1526 e vennero descritti in quell'occasione da Marin Santo. In quell'occasione anche furono ammirati da Giovanni Battista Malatesta, l'agente del Marchese di Mantova a Venezia, che consigliò a suo maestro in marzo 1526 di ordinare a Simone Bianco una serie di busti di uomini illustri sul modello appunto di questi busti Grimani. Ora, naturalmente, il busto che era a Palazzo Grimani non può essere l'opera menzionata da questi documenti, in quanto, come vedete, era in marmo e non in bronzo. Siccome si conosce tuttavia un busto di bronzo di Antonio Grimani, e lo conoscete tutti poiché adesso è esposto a Palazzo Grimani, che non può nemmeno essere il busto descritto dai documenti del 1523-24, in quanto questo busto di bronzo raffigura il Doge quando era ancora semplicemente procuratore. Vedete che ha l'abito del procuratore e non quello del Doge. Quindi è un'opera anteriore ai documenti che ho menzionato e difatti Daniele Ferrara, quando ha pubblicato questo busto, l'ha con una certa verosimiglianza attribuito non a Simone Bianco, bensì a Andrea Riccio. Quindi Simone Bianco per ora è scomparso, però mi sono chiesto se il busto di marmo che stava a Palazzo Grimani non era un'altra versione dovuta anche a Simone Bianco del busto poi fatto in bronzo nel 1523-24. Che il busto di bronzo fosse una replica in bronzo di questo originale di marmo oppure che il busto di marmo fosse fatto dopo il busto di bronzo, una seconda versione. Conosciamo vari altri esempi di questo tipo, per esempio il busto famoso di Cosimo II Benvenuto Cellini, esiste anche in una versione di marmo oggi conservata nel Museo di San Francisco. Quindi o l'uno o l'altro, comunque cercherò di dimostrare che secondo me questo busto era anche dovuto a Simone Bianco. Naturalmente l'attribuzione non salta agli occhi subito, perché conosciamo soprattutto Simone Bianco per delle opere molto idealizzate, con delle superfici marmoree molto levigate. E difatti qui vediamo al contrario un viso segnato da moltissime rughe, che fa piuttosto pensare invece di questa scultura idealizzante per la quale Simone è conosciuta, piuttosto alla scultura romana, repubblicana o anche alla scultura molto naturalistica degli Etruschi. Ma questo si spiega innanzitutto perché tali erano di fatti i tratti fisionomici del Doge, che erano molto famosi, e da questo punto di vista Simone era costretto ad imitare la tradizione figurativa e la maniera con la quale si era raffigurato il Doge prima. E in particolare questo appare molto chiaro
si è probabilmente ispirato al ritratto di bronzo che sta oggi a Palazzo Grimani, ritratto di bronzo che era un ritratto fatto probabilmente sul vivo, mentre naturalmente il ritratto di Simone Bianco, se la mia ipotesi è giusta, è un ritratto postumo, il che spiega perché Simone ha dovuto ispirarsi al ritratto di bronzo di Andrea Riccio. Vedete chiaramente che i tratti fisionomici sono molto simili, anche se le rughe sono ancora più numerose sul busto di marmo, non di meno vedete che sono quasi le stesse che vediamo sul ritratto di bronzo, cioè ci sono anche le stesse rughe attorno alla labbra. Vedete che chiaramente Simone o lo scultore, autore di questo busto, si è ispirato a questo modello di bronzo e per questo naturalmente alla prima impressione è un po' sorprendente se attribuiamo questo busto di marmo a Simone Bianco, ma credo che ancora una volta si spiega solo perché lui si doveva naturalmente ispirare ai ritratti preesistenti del Doge. C'è anche un dettaglio che mi pare molto caratteristico. Vedete qui sul busto di bronzo una piccola fessura sulla fronte che Daniele Ferrara aveva interpretato come un accidente, forse anche un atto di violenza inferto alla scultura di bronzo. Mi chiedo invece se non si tratta piuttosto di una cicatrice, dunque voluta dallo scultore, che Simone riprende anche nel busto di marmo, lo vedete chiaramente, anche se non è esattamente nella stessa posizione, mi sembra veramente che è la stessa cosa, forse una cicatrice riportata in una delle campagne militari che il Doge aveva conosciuto nella sua lunga carriera, che era anche forse un po' simbolica della sua gloria militare. Comunque, se pensiamo che queste rughe, questo aspetto violentemente naturalistico, dipende appunto dai tratti fisionomici molto caratteristici del Doge, per il resto credo che l'attribuzione a Simone Bianco mi sembra molto verosimile, oltre il fatto che abbiamo questi documenti che ho menzionato del 1523-24. Difatti possiamo fare, credo, dei paragoni abbastanza convincenti. Per esempio, credo che c'è una certa similitudine con uno dei più bei busti maschili di Simone, che è quello che è oggi conservato al Museo di Copenaghen. E vedete, se li mettiamo a fianco, che c'è un po' la stessa aria severa, lo stesso fronte corrucciato, gli stessi sopraccigli che si aggrottano e poi anche credo il trattamento del colle, vedete con questa carne che si scioglie, se posso dire così, anche quello del mento, mi sembrano abbastanza vicini. Credo che se mettiamo queste due immagini a fianco, l'attribuzione pare abbastanza probabile. Ma l'opera che mi sembra la più vicina al busto di Palazzo Grimani è senza dubbio il Giulio Cesare, oggi conservato nella Biblioteca Marciana, nell'antiquario della Biblioteca Marciana, un'opera che è stata molti anni fa attribuita a Simone Bianco da uno dei primi grandi specialisti dello scultore che è Peter Meller. Questa attribuzione non è condivisa da tutti, ancora per esempio credo che Anna Schulz ne dubita un po', ma secondo me è indubitabile. E vedete che veramente se lo mettiamo a fianco del busto di Palazzo Grimani, le somiglianze lì sono veramente molto impressionanti. Prima di tutto è lo stesso taglio, cioè l'imitazione, tornerò su questo punto, lo stesso taglio all'antica del busto, la stessa monumentalità anche, ma vedete, cioè lo taglio all'antico, cioè il contorno semicircolare alla base che si appoggia su una piccola base, vedete anche la toga che è abbastanza simile.
E poi se adesso andiamo a guardare i due visi, lì credo che veramente le somiglianze sono tante, il modo di segnare le rughe tra le due sopracciglia, la bocca e anche la maniera di segnalare questi due solchi profondi dai due lati del naso, poi anche i due solchi sui bordi delle labbra, ma anche il trattamento delle palpebre, le rughe sul bordo degli occhi, cioè tutto questo insieme veramente mi sembra molto convincente, secondo me, anche se non avessimo i documenti che ho menzionato, credo che le somiglianze sono tali che secondo me l'ipotesi più verosimile è di attribuire anche il busto di marmo di Palazzo Grimani a Simone Bianco. Se accettiamo tale attribuzione, in questo caso è ovvio che questo busto, per ora ancora scomparso, era non solo uno dei capolavori assoluti dello scultore, ma credo un pezzo molto importante nella storia della scultura rinascimentale in generale. Bisogna dire che era anche di una monumentalità veramente notevole. Se pensiamo alla cornice nella quale stava, possiamo figurarci le sue misure, era probabilmente molto alto, penso paragonabile al busto di Simone Bianco che è adesso al Louvre, che è anche lui più grande del naturale. Il busto del Louvre ha 83 centimetri di altezza e penso che quello di Palazzo Grimani doveva essere più o meno delle stesse dimensioni. Quindi questo busto di Palazzo Grimani era veramente il segno il prodotto di questa cultura anticheggiante, centrata sull'imitazione della scultura antica che favorivano i Grimani con la loro collezione di antichità. Bisogna ricordare innanzitutto che molto probabilmente Simone Bianco, oltre essere lo scultore documentato di questi due busti scomparsi di Antonio Grimani e di suo figlio Domenico, era anche stato molto probabilmente uno dei restauratori della collezione. A questo proposito vorrei segnalare un'ipotesi, secondo me anche molto convincente, di recente di Amakam Schulz, che gli ha attribuito a Simone Bianco la testa e il restauro in generale della statua di Musa, la statua di Musa molto famosa che sta adesso al Museo Archeologico di Venezia, dove naturalmente la testa e la mano sono restauri rinascimentali che trasformano questa Musa in una Cleopatra, e questi restauri erano stati attribuiti molti anni fa da Deborah Pincus a Tullio Lombardo. Ma di recente, come ho detto, Amakam Schulz ha preferito proporre per questi restauri il nome di Simone Bianco. E devo dire che, anche se la prima impressione ero un po' perplesso, adesso sono sempre più convinto che lei ha ragione. In particolare per vari paragoni, per esempio tra questa testa e uno dei busti di Simone Bianco conservati al Louvre, dove vedete c'è esattamente questo tipo di sguardo un po' angosciato, questo modo di aggrottare i sopraccigli, quest'aria un po' tragica, se posso dire così, e mi sembra che anche lì, facendo il paragone, l'attribuzione di Amakam Schulz è forse più verosimile di quella di Deborah Pincus. Quindi se accettiamo questa attribuzione vuol dire, ma anche per altri motivi, che Simone era veramente molto vicino alla famiglia Grimani e che ancora una volta probabilmente ha avuto questo ruolo di restauratore dei pezzi antichi della collezione. Quindi questo spiega naturalmente perché ha anche questo stile molto anticheggiante, questo pastiche
della scultura antica che lo caratterizza, perché la conosce di prima mano in quanto è intervenuto direttamente sui pezzi antichi, in particolare sui pezzi grimani. Bisogna ricordare anche da questo punto di vista che uno dei punti forti della collezione era una collezione magnifica di busti antichi che era stata raccolta dal cardinale Domenico Grimani, e tutti lo sapete, poi regalato dal cardinale alla signoria, che poi aveva fatto installare a Palazzo Ducale una sala per presentare questi busti, sala che, come sapete anche, viene nominata Sala delle Teste. Quindi si capisce perché gli eredi del cardinale e del doge, naturalmente, vogliono raffigurare i loro antenati sotto la veste di busti antichi, perché c'era appunto tutto questo insieme magnifico di modelli di busti antichi che potevano anche propendere per una raffigurazione all'antica dei membri della famiglia. Vi faccio vedere, per evocare questa collezione di busti molto famosa, naturalmente il busto più famoso della collezione, che è il cosiddetto Vitellio Grimani, un pezzo per il quale anche Peter Meller aveva proposto forse l'intervento di Simone Bianco come restauratore. Credo che questa ipotesi è stata un po' abbandonata, ma comunque segnala anche lì la possibilità di questi rapporti tra la collezione e Simone Bianco. Quindi c'è questo modello, naturalmente, della Sala delle Teste, che spiega perché poi Marco Grimani vuole fare raffigurare suo nonno e forse anche il suo zio, non abbiamo il gusto purtroppo del cardinale Grimani, ma forse anche affascinato, era anche lui raffigurato in questo modo. Comunque c'è questo modello molto potente che spiega questa scelta di un busto all'antica. E vedete naturalmente che difatti Antonio viene raffigurato come un patrizio o come un imperatore del Romano. Quindi quel busto di Simone Bianco è veramente un esempio particolarmente eloquente di quello che Alison Lux, in un suo libro, ha chiamato l'ideal portrait sculpture veneziana, cioè la pittura idealizzante, la pittura di ritratto idealizzante veneziana, tutta fondata appunto su questa imitazione del ritratto antico. Si è a lungo supposto che quel genere, cioè il ritratto all'antica, era stato inventato, per ovvi motivi, era un'invenzione fiorentina. E a lungo nei manuali ci si presentava come prototipo di questo tipo, cioè il ritratto all'antica, l'imitazione al busto all'antica con questo taglio caratteristico che vi ho già descritto, il famoso Bruto di Michelangelo, una scultura, vi ricordo, del 1539, che poi permette di spiegare le opere, i capolavori ulteriori, in particolare il famoso ritratto al quale ho già fatto allusione, il famoso ritratto di Cosimo I di Benvenuto Cellini del 1545-47. Ma già uno specialista della scultura veneziana del Rinascimento, Thomas Martin, aveva proposto qualche anno fa l'idea che gli scultori operanti a Venezia, e Simone Bianco in particolare, avevano preceduto i fiorentini in questo campo. E credo che veramente, naturalmente, il busto del doge Antonio è una dimostrazione particolarmente eloquente del ruolo che hanno avuto i veneziani, anche se Simone Bianco di origine era fiorentino, ma diciamo la scultura prodotta a Venezia ha avuto in questa ricreazione del busto all'antica. Ma oltre l'importanza di questa opera dal punto di vista, come vi ho spiegato, della storia delle forme,
mi sembra che sia anche una manifestazione chiarissima e audace dell'ideologia e degli orientamenti politici della famiglia Grimani. Difatti, la scelta di raffigurare il Doge sotto la veste di un imperatore romano, mi pare abbastanza sovversiva come espressione dell'attaccamento della famiglia all'URSS e per via di conseguenza della loro difesa del papato in Italia. Non c'è nulla, difatti, in questo ritratto che alluda alla funzione dogale e non conosco nessun altro esempio paragonabile di una tale scelta. Conosciamo altri ritratti del Doge Antonio, in particolare questo ritratto dipinto, un'opera per ora ancora anonima e che anche lei non si sa dove sia andata a finire, ma che stava anche nella collezione Grimani, anche lì probabilmente un ritratto postumo che deriva forse del ritratto di Andrea Riccio, il ritratto di bronzo che vi ho fatto vedere. Comunque lì vedete un'immagine tradizionale del Doge Grimani con il suo mantello, con il suo corno e tutti gli attributi della sua funzione. Ma lì, nel caso del nostro ritratto, non c'è più niente che dice che Antonio Grimani è stato Doge. Questa è una scelta che mi pare veramente molto significativa e anche un po', come ho detto, un po' sovversiva. Se facciamo il confronto con un altro grande specialista del ritratto molto posteriore a Venezia, che si ispira anche lui a questa tradizione inaugurata da Simone Bianco, voglio dire Alessandro Vittoria. Vi faccio vedere qui il suo famoso ritratto di Ottavio Grimani che sta a Berlino. Vedete che lì, anche lì, è un ritratto all'antica con la stessa toge che c'è sul ritratto di Antonio Grimani, però Vittoria prende cura di mettere sotto questa toga all'antica, di mettere il vestito di procuratore del personaggio, quindi non c'è nessun dubbio che è un magistrato veneziano anche se ha una toga all'antica. Mentre nel caso, ancora una volta, nel caso del ritratto di Palazzo Grimani non c'è più niente e il doge è completamente nudo sotto la sua toga romana. Questo veramente mi pare una scelta completamente eccezionale e questa scelta è poi ancora resa più esplicita da Giovanni Grimani quando utilizza questo ritratto di marmo per metterlo in questo camino del quale adesso sto per parlare, questo camino della Sala del Doge. E lo fa Giovanni Grimani, che quindi anche lui nipote di Antonio, lo rende ancora più esplicito mettendo sopra il camino questa iscrizione che è ancora in loco, iscrizione molto famosa ma che prende tutto il suo significato se la mettiamo in rapporto con il busto di marmo, perché questa iscrizione dice Antonio Grimano, Veneto, Principi Optimo, Grimanae Familiae Ampliatori, cioè fa di Antonio Grimani un Veneto Principi Optimo, cioè Optimus Princeps, è il titolo dell'imperatore, quindi anche se dice che è Veneto, comunque lo qualifica come Optimus Princeps, cioè come imperatore, sottolineando appunto questa assimilazione che era stata voluta da Marco Grimani e da Simone Bianco nel busto che ho fatto vedere. Poi la sottolinea ancora questa assimilazione tra Antonio Grimani e un imperatore romano, mettendo, come abbiamo visto, accanto al busto di suo nonno, due busti di imperatori romani, cioè quello di Caracalla e quello di Vitellio. Per il Vitellio, naturalmente, è ovvio, riprende il cosiddetto Vitellio molto famoso che era stato nella collezione di Domenico Grimani e che stava nella collezione pubblica dopo la donazione fatta
il lascito fatto da Domenico Grimani alla Serenissima, e per il Caracalla si ispira anche ad un altro pezzo della collezione Grimani che sta adesso al Museo Archeologico, dove vedete c'è presa poco lo stesso tipo di toga annodata sulla spalla, e credo che sia il modello. Comunque c'erano tanti modelli, naturalmente, per il ritratto di Caracalla, ma questo può essere uno dei modelli ai quali lo scultore che ha prodotto queste due coppie di ritratti antichi si è ispirato. Allora, quando ho scoperto anche queste due fotografie, mi sono immediatamente posto una domanda: a chi Giovanni Grimani poteva aver chiesto di produrre queste due copie di busti di imperatori romani per completare appunto l'iconografia molto particolare di questo cammino. La soluzione che mi pareva anche lì la più ovvia, la più logica, è che lui aveva fatto ricorso a quello che era il suo scultore di casa, che anche lui lavorava in quel tempo al restauro dei diversi pezzi della sua collezione, che quindi aveva preso un po' tanti anni dopo il posto di Simone Bianco nella famiglia Grimani, cioè, molti di voi lo sanno naturalmente, lo scultore Tiziano Aspetti. E di fatti anche lì, se facciamo certi paragoni, mi pare che l'attribuzione sia abbastanza ovvia. Per il Caracalla in particolare mi pare molto convincente il raffronto con il gigante della biblioteca che sta nel vestibolo adesso della Biblioteca Nazionale Marciana. Vedete che c'è esattamente lo stesso trattamento dei baffi, dei peli della barba, e anche lo sguardo, l'aggrottamento dei sopraccigli, insomma tutto questo è molto vicino, e credo che anche dal punto di vista dell'espressione del gigante della Marciana, Tiziano Aspetti si è ancora ricordato del modello del Caracalla, come si è anche ricordato di questa testa di Caracalla, credo, per l'Ercole che ha scolpito sulla balaustrata della biblioteca, della Biblioteca Marciana. E anche se questo Ercole è molto danneggiato, credo che la testa anche lì è un lontano riferimento al modello del Caracalla antico. Quindi vediamo bene anche da questo punto di vista, nel caso di Tiziano Aspetti come in quello di Simone Bianco, quanto il restauro delle antichità possedute dalla famiglia Grimani serve veramente come accademia per gli scultori che servono quella famiglia. Quindi mi pare che l'attribuzione è abbastanza certa, e credo che ancora una volta l'iconografia di questo cammino è una delle affermazioni più singolari dell'ideologia molto particolare della famiglia Grimani e di Giovanni Grimani in particolare nel contesto veneziano, in questo contesto così particolare in generale che è Palazzo Grimani di Santa Maria della Formosa. Vorrei concludere con altri tre fotografie dell'album di El Punto Brusa che mostrano tre bassorilievi che ho potuto identificare con pezzi che stavano nella tribuna, immediatamente sotto il duomo della tribuna. Ho potuto dare loro questa collocazione perché uno di questi bassorilievi, questo, esiste ancora sotto forma di calco nella sistemazione attuale, quindi ci dà l'indicazione che anche gli altri tre stavano nella stessa posizione in origine. C'è anche un quarto calco che sta adesso nella tribuna, però che non viene riprodotto nell'album di Brusa, quindi non so se stava anche lui alla fine dell'Ottocento già in questa posizione oppure se è stata un'aggiunta posteriore. Comunque ne riparlerò fra poco. Quindi secondo me questi tre bassorilievi
erano già nella tribuna, scusate, avevo pensato di mettere l'estratto, erano già nella tribuna anche loro nel 1593, perché l'inventario della tribuna di quella data segnala bassirilievi 4 incassati nel muro che servono per l'adornamento della stanza. Quindi penso che questi bassorilievi erano quelli che erano già stati predisposti da Giovanni Grimani per quella posizione. Marcella De Paoli, che non conosceva naturalmente le fotografie che vi sto mostrando, aveva proposto che queste sculture descritte nell'inventario del 1593 potevano essere dei pezzi antichi che lei cercava anche di identificare. Ma secondo me la menzione per adornamento mi sembra piuttosto indicare che si trattava di pezzi moderni e quindi penso dei pezzi che vi sto mostrando. Naturalmente ci sono un po' delle difficoltà per l'ipotesi che vi sto proponendo, perché tutti questi pezzi non sono esattamente della stessa dimensione e in particolare mi sembra che non erano perfettamente adatti al loro posto nella tribuna, in particolare sembra che ci fosse bisogno di ingrandire un po' questo bassorilievo, ma che ne sia, io veramente penso che sono stati concepiti per la tribuna e che sono voluti per questo luogo anche per un motivo iconografico che vi sto per spiegare, cioè anche loro sono una specie di omaggio alla gloria della città di Roma e per questo naturalmente si adattano perfettamente a questa esposizione di pezzi antichi che è la tribuna di Palazzo Grimani. Difatti, chiaramente uno di questi bassorilievi raffigura il combattimento degli Orazzi e dei Curiazzi, l'altro è naturalmente Marco Curzio che sta Muzio, scusatemi, Muzio Scevola che sta bruciandosi la mano davanti a Porsenna. Il terzo è un po' più difficile da identificare, ma un mio collega mi ha fatto, credo, una proposta abbastanza convincente, mettendolo in rapporto con un disegno di Bernard van Orley, che raffigura un altro episodio sulle origini di Roma, cioè Romolo che offre a Numitore la testa di Amulio. Amulio, come sapete, aveva spogliato Numitore dal suo regno. Amulio era il fratello di Numitore e fu ucciso da Romolo e da Remo, che restituirono il suo regno a Numitore. E quindi questo, penso, è l'argomento anche lì di questo bassorilievo, il che vuol dire che almeno tre di questi bassorilievi raffigurano delle storie sulle origini di Roma, il che ancora una volta si adatta perfettamente all'ideologia della famiglia Grimani e anche al luogo dove stavano, cioè questa celebrazione dell'antichità che era la tribuna. Per l'ultimo rilievo invece, scusate, quello del quale non c'è la fotografia nell'album, sono un po' più perplesso per quanto riguarda l'iconografia, forse avrete delle idee. Io avevo pensato forse a Enea, sempre per questa cosa delle origini di Roma, Enea e Didone oppure Venere, perché lì vedete c'è un piccolo amore, ma non sono completamente certo della mia interpretazione. Comunque, anche lì, per quanto riguarda l'attribuzione di questi rilievi, ho proposto di fare il nome di Tiziano Aspetti, lo scultore di famiglia all'epoca. Tiziano Aspetti all'inizio della sua carriera, sappiamo che lui è entrato a Palazzo Grimani, dove risiedeva nel 1577, e quindi penso che queste opere devono datare attorno, diciamo, alla fine degli anni 70, primi anni 80, veramente la giovinezza di Tiziano Aspetti. Sono ancora un po' maldestre, ma se le confrontiamo con un'altra opera giovanile di Tiziano Aspetti, cioè il bassorilievo
che orna uno dei camini di Palazzo Ducale, che raffigura la fucina di Vulcano. Mi pare che i confronti anche lì sono molto eloquenti e permettono di confermare l'attribuzione. Per esempio, questo quindi è il bassorilievo di Palazzo Ducale. Se facciamo il paragone tra questi due visi e i visi che abbiamo qui sulla sinistra del bassorilievo di Palazzo Ducale, penso che veramente non c'è molto dubbio, e possiamo anche fare il confronto tra questa testa e la testa che abbiamo qui, e credo che veramente lì, anche lì è abbastanza eloquente e che si tratta dello stesso artista. Probabilmente tuttavia già l'opera di Palazzo Ducale è più matura, ci sono le opere di Palazzo Grimani sono più acerbe, ma credo che veramente l'attribuzione a Tiziano Aspetti non fa molto dubbio. E quindi anche lì è molto interessante, perché dimostra come veramente la committenza Grimani abbia avuto un ruolo formatore per il giovane scultore, perché dopo lui è veramente diventato, oltre lo scultore di piccoli bronzetti o di grandi statue di bronzo che conosciamo, anche un ottimo specialista del bassorilievo. Quindi ha inaugurato con questi piccoli pezzi che vi faccio vedere, ha inaugurato veramente un lato della sua arte che ha avuto una certa posterità nella sua carriera. E per esempio vi faccio vedere uno dei suoi grandi capolavori maturi, cioè Il martirio di San Daniele del Duomo di Padova, 1591-93. Vi faccio vedere un particolare, oggi al Museo Diocesano, e anche lì potete vedere che c'è una continuità tra, per esempio, questa testa con elmo sul fondo del bassorilievo di Palazzo Grimani e questa che vediamo sul bassorilievo di Padova. Purtroppo anche lì non sappiamo dove sono andati a finire questi tre bassorilievi. Ce n'è uno solo che è riemerso da quando ho pubblicato il mio articolo, è l'unico pezzo che è riemerso tra tutte queste sculture che vi ho fatto vedere, ma spero che anche altre riemergeranno dopo, è il pezzo appunto che non c'è nell'album, ma che c'è in calco nella tribuna e che la figura forse, quindi come ho detto, Enea e Venere. E questo pezzo a Marcan Schulz, quando gli ho mandato il mio testo, mi ha detto che si trova oggi nel University Art Museum ad Albuquerque, New Mexico. Lei non crede che sia però di Tiziano Aspetti, quindi non faceva forse parte della stessa serie, però mi chiedo, dopo tutto, se anche lui non può essere attribuito al nostro scultore. In particolare, credo che c'è una certa somiglianza tra questa donna qui e la Venere, anche soprattutto il piccolo amore che abbiamo qui sul bassorilievo del Palazzo Ducale, quindi faceva forse anche lui parte della stessa serie. Comunque, ancora una volta per concludere, mi pare che l'album di Brusa è molto prezioso in quanto ci permette di conoscere nuovi aspetti importanti della decorazione di Palazzo Grimani e di constatare quanto il mecenatismo di quella famiglia fu segnato dalle sue scelte ideologiche e politiche e quanto ebbe un ruolo determinante nella storia dell'arte veneziana del periodo. Quindi ci resta da sperare che molte di queste opere oggi perdute riemergeranno nelle collezioni dove probabilmente sono oggi finite. Grazie. Ringrazio moltissimo Michel per questo splendido intervento. Mi dispiace che non ti puoi godere i nostri applausi, che virtualmente sono difficili da riprodurre, ma insomma, immagino che avremmo tutti applaudito con molto calore per questo tuo intervento e queste tue bellissime ricerche. Io credo che volesse intervenire per la direzione regionale Musei Veneto Marcella De Paoli, che mi permetto di presentare in qualche, visto che è stata anche appunto evocata durante l'intervento di Michelle, mi permetto di presentare in qualche rapida parola.
Marcella De Paoli è una specialista di storia del collezionismo di antichità, si è laureata e specializzata all'Università di Padova e ha conseguito anche il dottorato di ricerca all'Università di Tor Vergata. I suoi interessi variano dalla storia dell'archeologia, la fortuna dell'antico nell'arte moderna e lavora presso il Museo Archeologico Nazionale di Venezia. Quindi le passiamo la parola. Ti chiederei, Michelle, cortesemente di stoppare la condivisione del PowerPoint. Figurati! Pensavo di averlo fatto, ma sono passaggi che non sono così automatici come sembra, quindi... Arrête de partager, così, va bene? Perfetto, ti ringrazio. Okay. Buonasera a tutti. Sì, vorrei proporre alcune riflessioni suscitate dalla lettura dell'interessante saggio del professor Oshman, soffermandomi in particolare su due aspetti che hanno a che fare con argomenti che mi sono più familiari. Ovviamente non entro nel merito delle attribuzioni e della bellissima presentazione del busto del Doge Antonio e parto invece da dove lei ha concluso, professore. Cioè che è poi la notizia che mi ha colpito di più, vale a dire la presenza nell'album della National Gallery di Washington, che d'ora in avanti mi permetterò di chiamare album Brusa, dei tre rilievi di cui ha appena parlato, con scene tratte dalla storia romana, dall'epica. E che secondo me lei in modo convincente attribuisce a Tiziano Aspetti, nonostante la qualità non proprio eccelsa proprio di quelle tre immagini dell'album Brusa. Sul loro conto però mi è d'obbligo fare una precisazione, non sono infatti d'accordo con lei sull'ipotesi che i tre rilievi facessero parte dell'assetto della tribuna di Palazzo Grimani al tempo di Giovanni. È opinione mia e di Irene Favaretto, che purtroppo non ha potuto essere presente questa sera, ma che è d'accordo con me su quanto sto per dire, che la tribuna di Palazzo Grimani sia stata completamente svuotata alla fine del Cinquecento per il trasferimento delle antichità in Piazza San Marco per l'allestimento dello statuario pubblico. Ad ogni modo posso dimostrare sulla base di evidenze archivistiche, che forse se riesco a condividere lo schermo riesco anche a fare vedere a voi. Vediamo. Scusate, share. Questo no. Presentazione. Ok. Ecco, allora, dicevo, posso dimostrare che i quattro rilievi incassati ad ornamento della stanza, menzionati nell'inventario di Pietro Pellegrini, citato anche dal professor Ockmann, furono rimossi e portati allo statuario nel settembre del 1594. Queste sono due fotografie proprio dell'inventario Pellegrini, dove ho evidenziato la frase che citava il professore, e anche con il motivo per il quale non sarebbero stati staccati almeno nel 1593, no? Non si intendevano compresi nella donazione di Giovanni Grimani. Va detto che le carte conservate all'Archivio di Stato di Venezia e non solo, di cui ho fornito un regesto nel mio volume del 2004, documentano in modo dettagliato il processo di trasferimento dei marmi grimani, che tra inventari, bollature, manutenzioni e movimentazioni durò poco meno di 3 anni. Federico Contarini, cassiere del progetto dello statuario, angustiato dalla lite con gli eredi di Giovanni, che non volevano mollare l'osso, relazionava alla signoria in modo, oserei dire, ossessivo a ogni movimentazione avvenuta o non avvenuta per le resistenze di Antonio Grimani, vescovo di Torcello, che era il più accanito degli eredi. I quattro rilievi in questione, da noi identificati, individuati in quattro esemplari del Museo archeologico, come è stato ricordato, furono oggetto dell'ennesimo tira e molla tra Contarini e i Grimani.
e la vicenda può essere seguita nei documenti d'archivio. Per esempio, il 4 settembre del 1594 Contarini riferiva che Monsignor Vescovo si rifiutava di consegnare un certo numero di marmi, tra cui le quattro lastre istoriate dello studio, cioè della tribuna, e che era deciso a portare in collegio, cioè in Senato, le sue ragioni. La vicenda si concluse tuttavia pochi giorni dopo, il 27 settembre 1594, col trasferimento definitivo delle lastre. E questo documento, che fa parte sempre dell'incartamento riguardante i lavori dello statuario, porta la firma di Pietro Amadi, che era il segretario di Contarini, e in cui si dichiara che Contarini, come delegato del Senato, aveva ricevuto lastre 5, 4 delle quali erano nel statuario, comprese nell'inventario fatto dal magnifico segretario Pellegrini. E l'altra, quella con sacrificio, era il cosiddetto Suave Taurilia, anzi il Suave Taurilia del Louvre, che si trovava in realtà sopra la porta dell'antitribuna. Perciò i rilievi raffigurati nell'album Brusa dovettero entrare in tribuna in una fase successiva, tra 6 e 700, il che forse spiegherebbe anche quelle incongruenze dimensionali che giustamente il professore rilevava. Sarei però curiosa di chiedere proprio a lui, che ha preso visione diretta dell'album, che idea si sia fatto sul perché vi figurino tre soli dei rilievi e non sia presente proprio quel quarto rilievo, quello con Enea e Venere o Didone, che invece è presente in gesso in tribuna. L'album Brusa forse non è completo, sarebbe importante saperlo per valutare l'attendibilità di eventuali ipotesi che si potrebbero costruire su questa assenza. Per esempio, ne lancio una: il quarto rilievo non fu fotografato perché l'originale venduto era già stato sostituito dal gesso? A proposito di ipotetici gessi, vi sottopongo anche una curiosità che riguarda proprio il cammino della sala del Doge, di cui si è lungamente parlato prima. E la foto del camino della sala del Doge Antonio dell'album Brusa, già pubblicata da Pompeo Molmenti, che è quella di sinistra, e un'immagine dello stesso camino al tempo dell'antiquario Minerbi, già pubblicata in Favaretto nel suo articolo sulla tribuna ricca di marmi dell'84, mostrano le erme di Vitellio e Caracalla, attribuite di nuovo in modo convincente a Tiziano Aspetti dal professor Ockmann e oggi ancora, non diciamo perdute, diciamo non identificate, in posizione ribaltata. Mi sono sempre chiesta, guardando queste due immagini, se il Minerbi si fosse venduto le erme rinascimentali sostituendole con dei gessi. La seconda riflessione che desidero sottoporvi riguarda proprio l'aspetto della sala del Doge a fine Ottocento, prima del Minerbi. L'album Brusa dà un contributo importante alla sua definizione, a patto di incrociarne i dati con l'ultima descrizione a noi nota della sala, pubblicata nel 1882 dall'archeologo Hans Dutschke. Lo studioso tedesco individua le poche sculture antiche ancora presenti nel cortile e nella sala del Doge, dopo le svendite dell'ultimo dei Grimani, Michele, passato a miglior vita nel 1865, e quelle degli eredi Quirini, vendendolo, gli eredi Quirini che si disfecero del palazzo nel 1897 vendendolo a Venice Art Company, società italo-inglese definita da Cesare Augusto Levi una compagnia di speculazioni. Mettendo a confronto le foto dell'album Brusa e la descrizione di Dutschke, che inizia dalla parete del camino e prosegue in senso orario, si nota la loro quasi totale sovrapponibilità.
Sulla parete del camino, per esempio, Dutschke, tralasciando i tre esemplari moderni, io adesso farò esattamente il contrario di quello che ha fatto il professor Ockmann, mi concentro sulle sculture antiche, e così aveva fatto a suo tempo anche Dutschke, quindi tralascia di descrivere il ritratto, il monumentale ritratto del Doge Antonio e le due erme di Vitellio Caracalla, e descrive invece i due busti ai lati del ritratto del Doge, e annota pure la presenza di quei due piccoli busti marmorei in alto. Tra l'altro il ritratto di sinistra è stato identificato perché si trova oggi al Museo di Belle Arti di Budapest, dove giunse nel 1909 dalla collezione Arndt. Sulla parete delle finestre, Dutschke descrive due statue femminili. Il fotomontaggio è un po' rudimentale, scusate, ma non sono una brava grafica. Per prima descrive una pudicizia che oggi ugualmente si trova al Museo di Belle Arti di Budapest dalla collezione Baumgarten, e una seconda statua vestita di un chitone a maniche corte che corrisponde all'immagine della foto Brusa, e come giustamente osservato dal professor Ockmann nel suo saggio, a nota 5, l'ho letto bene, non è il tipo della grande ercolanese. E dunque non può essere la statua, oggi a Copenaghen, che ancora nel 1826 sembra si trovasse in un'altra sala del palazzo e che al tempo del Dutschke era forse già uscita dal palazzo Grimani. Infine, la parete a Bugnato è quella in cui le versioni Dutschke e Brusa differiscono leggermente. Il primo descrive la statua maschile, il cosiddetto oratore greco, a Copenaghen dal 1901, i rilievi paesistici che arrivarono a Vienna al Kunsthistorisches nel 1885 e due busti di cui è ignota l'attuale collocazione, un satiro a sinistra e un busto maschile con elmo e corazza sopra la nicchia. Al centro però Dutschke vede una testa di niobe che lui dice riproduce le fattezze della niobe di Firenze, quindi un soggetto anche molto riconoscibile. Invece l'album Brusa sembra mostrare una situazione cambiata, sono spariti i rilievi di Vienna, i rilievi paesistici, e al posto della niobe c'è invece un ritratto maschile con corazza e mantello. Benché non possa essere considerato un termine postquem l'arrivo della grande ercolanese alla Glyptothek di Copenaghen per i motivi esposti poco fa, concordo comunque col professore su una datazione tarda dell'album Brusa, da collocare probabilmente alla fine del secolo, quando lo studio fotografico Brusa era gestito dal figlio di Giovanni Battista, e quale do una notizia, Leonardo, si chiamava Leonardo. Grazie. E prima, come lei giustamente ha sottolineato, prima della vendita dell'oratore di Copenaghen. Se come penso fu concepito l'album, fu concepito come uno strumento funzionale alla liquidazione di quanto restava a Santa Maria Formosa, ciò potrebbe essere accaduto quando il palazzo apparteneva alla Venice Art Company. È vero infine, qui sono pienamente d'accordo con lei, che documenti grafici come l'album di Washington ci costringono a riconsiderare identificazioni, a riconsiderare, a rivedere insomma identificazioni ormai per noi storiche, e ci stimolano a continuare la ricerca degli esemplari delle collezioni Grimani d'arte e, per quanto mi riguarda, di antichità, che ancora mancano all'appello. Per cui io la ringrazio vivamente per aver portato alla luce questo interessante documento, che ci sarà sicuramente utile, e ringrazio tutti quanti per l'attenzione. Ti ringrazio molto, Marcella, per questo tuo intervento, e lascerei Michel forse rispondere. No, ma grazie infinite prima di tutto per avermi dato finalmente il nome di Brusa, che non ero riuscito a trovare, anche naturalmente per la precisazione riguardante i tre rilievi della tribuna,
naturalmente penso che i suoi documenti, che avevo letto abbastanza attentamente, sono abbastanza convincenti, e quindi che probabilmente, ma l'avevo già detto, che il fatto che questi rilievi non si adattano pienamente, esatto, alla loro posizione attuale, significa quindi che erano forse concepiti per un altro luogo in origine. Per il quarto rilievo, quello che non c'è nell'album, il problema è che, come ho detto, mi sembra di uno stile un po' diverso, e anche l'iconografia non è completamente certa, quindi non sono completamente sicuro che faccia parte dello stesso ciclo. Forse è stato aggiunto, il calco è stato aggiunto in mancanza di qualcos'altro, non so esattamente, oppure era già lì e Brusa non l'ha fotografata, perché Brusa non ha fotografato tutto, quindi forse non ha avuto il tempo di fotografare anche questo quarto rilievo. L'ipotesi che forse era già stato sostituito da un calco è anche una possibilità, benché se vedo bene, la pseudo ercolanese che c'è nell'album, che ha fatto vedere anche lei, è già un calco. Credo che Brusa fotografi qualche calco tra le statue che mette nel suo album. Mi pare che c'è qualche calco. Posso? Ma non so se la statua femminile con il chitone, sì, a maniche corte possa essere ritenuta un calco o una statua in marmo. Non è un calco della grande ercolanese, perché sono tatuaggi, certo, completamente diversi. Mi sembra di gesso, non so, ma forse è un'impressione sbagliata, ma ho questa impressione. Anche per un'altra statua femminile c'è questo aspetto un po' di gesso, diciamo. Comunque, se fosse così non ci sarebbe bisogno di cercarla, quindi un pezzo in meno da rintracciare, meno lavoro, sono contenta. Benissimo, io ricordo a tutti che è possibile scrivere le proprie domande in chat, e lascio la parola ai moderatori del dibattito, Francesca Boso e Lorenzo Giuliani. Buonasera a tutti, grazie per il bellissimo intervento. Iniziamo con le domande di alcuni membri del gruppo Rive, del gruppo operativo, partendo da una domanda di Fulvio Ragusa, a cui passo la parola. Mi sentite? Salve, professore, la ringrazio per questo illuminante saggio. E volevo chiederle brevemente se fosse riuscito a rintracciare alcune informazioni circa il contesto di provenienza dell'album e sulla funzione originaria, pur non conoscendo l'identità del fotografo, anche se grazie all'ultimo intervento almeno si conosce vagamente lo studio e il nome. La ringrazio. Ma su questo credo che la dottoressa De Paoli ha fatto l'ipotesi giusta, cioè probabilmente era stato concepito come una specie di argomento di vendita per proporre i vari pezzi che rimanevano. Penso ci sia un'altra domanda, se non erro. Sì, c'è una domanda da Lorenzo Gigante, l'altro moderatore. Grazie. Ministro, ai ringraziamenti. Ero curiosa di sapere come mai la scelta dei busti di Caracalla e di Vitellio accanto al busto Grimani, perché insomma sono figure che hanno più una storia iconografica più che non effettivamente un ruolo storiografico come imperatori, come anche proprio come paragoni per il ruolo appunto di Grimani. No, difatti è una cosa strana, se pensiamo a questi due imperatori, è un po' strano di avere scelto proprio loro, soprattutto Caracalla, per illustrare la gloria dell'impero romano. Per Vitellio penso che la risposta logica è che il busto
il cosiddetto vitellio Grimani era un pezzo legato intimamente alla storia della collezione della famiglia, e tutti sapevano che era stato Grimani, quindi era questo, penso, la ragione, il motivo per il quale era stato scelto. Invece per Caracalla, anche lì forse era anche un motivo collezionistico, cioè il fatto che lui aveva un Caracalla nella sua collezione, che poi era uno degli imperatori che era chiaramente dei quali i tratti fisionomici erano chiaramente riconoscibili, quindi e forse questo è il motivo. Rimane che di fatti è un po' una scelta sorprendente quando si sa della leggenda nera che c'è attorno a questo personaggio. Non so se un altro di voi ha un'altra risposta, ma purtroppo non ho un motivo più preciso. Riprendo la parola per far parlare la professoressa Stefania Mason, che vorrebbe fare una domanda esterna alla conferenza. Allora, complimenti Michelle, mi sentite? Sì, sì. Conoscevo l'argomento, ma è bello risentirlo e vedere insieme e ringrazio Valentina per avermi invitato. La iconografia dei Grimani. E allora, forse va girata più che a Michelle, che ne soffre, alla direzione regionale di Palazzo Grimani. Cioè, perché hanno declassato i ritratti che tu hai pubblicato da Palma a Scuola di Palma? Grazie Stefania. Non avevo osato. Va benissimo, così abbiamo finalmente l'occasione di un confronto in diretta, in live. Io oso sempre, anche perché mi sento la madrina di Palma, e dopo aver negato che fosse Palma ti ho dato ragione, e sono di ottima qualità, anche se impoveriti da dei restauri precedenti agli ultimi, ecco. Devo presentare io? Sì. Sì, buongiorno. In realtà purtroppo non possiamo dare la risposta, perché la declassazione è avvenuta diverso tempo fa, quando l'assetto del museo non era quello attuale, nel senso che il museo faceva parte del Polmuseale Veneziano, quindi era con le gallerie ai quali peraltro i due dipinti appartengono, per cui in realtà la domanda purtroppo andrebbe rivolta agli storici dell'arte che avevano formulato l'allestimento che poi è diventato l'allestimento del museo, fino all'allestimento definitivo, fino a qualche mese fa, fino a insomma un anno e mezzo fa, con l'inaugurazione dell'esposizione Domus Grimani. Per cui purtroppo io non sono in grado di dare questa risposta, perché non è stata una decisione di chi attualmente lavora a Palazzo Grimani. Non so se Daniele sia ancora in qualche modo connesso e può magari intervenire, perché lui forse ha una memoria storica di quel periodo. Non credo che lo sia. Grazie Valeria, temo che Daniele non ci ascolti più, aveva del resto detto che si sarebbe dovuto allontanare dopo il suo intervento. Però è una, se posso Valentina, è una questione per cui ringrazio di avere la professoressa Mason di averla sollevata, perché approfondiremo assolutamente la questione nei prossimi tempi, sempre che il Covid ce lo permetta, perché attualmente è difficile anche relazionarsi, però è una questione che io personalmente non avevo mai preso in considerazione occupandomi di altro in questo momento, però sicuramente è interessante, quindi la verificheremo anche semplicemente diciamo come
come passaggio di vita del museo nel momento in cui a un certo punto, insomma, come testimonianza di un cambiamento a livello di, come dire, di comunicativo e di informativo per quanto riguarda le opere di questo allestimento iniziale di quando il museo viene inaugurato nel 2008, che però, ripeto, non sono di nostra stretta pertinenza. Per cui quello che verificheremo sicuramente è se questo cambiamento sia riferibile a delle scelte della proprietà del palazzo oppure di interventi successivi. Io volevo dire un'altra cosa. No, prego, prego. No, non so, avete il mio articolo in proposito, se no ve lo mando? Se posso... Sì, 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 professore, lo abbiamo. Ok. Concludere, no. Però Michel può dirlo meglio di me, penso. Sono stata sentita? Stefania, purtroppo ti sentiamo male. Ah, se puoi ripetere gentilmente. Ho connessione molto lenta. Volevo dire che Michel può dirlo meglio di me, ma sono dei dipinti documentati e datati, tra l'altro, e datati in un'epoca non sospetta, perché a quell'epoca non aveva certo scuola. Cioè non è pensabile che per dei committenti del genere si sia affidato a qualcuno quando lavorava ancora da solo. Ecco, tutto qui. No, se posso aggiungere qualcosa, l'attribuzione attuale è un po' strana, cioè dire che siano imitazioni di Parma del 600 mentre sono documentati fin dal 1578 è un po' inspiegabile, ma comunque poi rivedrete le cose, ma è, cioè, un po' strano. Posso intervenire su un secondo? Mi volevo ricollegare a quanto diceva Michel Hochmann, professor Hochmann, prima, perché, diciamo, da funzionario del museo faccio anche un ragionamento un po' collegandomi a quanto diceva Daniele Ferrara in apertura, che forse è bene far presente qual era la funzione della Sala del Doge nella seconda metà del Cinquecento e di come tutto il discorso che condivido di Michel Hochmann sia sul busto del Doge Grimani sia sulla scelta dei due imperatori vada a collegarsi in maniera molto coerente con la funzione che quell'ambiente aveva, andava a, come dire, creare anche all'interno proprio all'interno del palazzo e nei percorsi che Giovanni Grimani probabilmente aveva identificato come percorsi di senso all'interno del palazzo. La Sala del Doge è il primo ambiente di quell'ala, cioè dell'ala che affaccia sul Rio di San Severo, dell'annessione, diciamo, di Giovanni, quindi il palazzo terminava con i camerini di Apollo e di Callisto che sono adiacenti alla Sala del Doge, e con l'ingrandimento del palazzo da parte di Giovanni acquista questo nuovo ambiente che Giovanni decide di dedicare alla memoria del nonno e, come giustamente diceva prima il professore, probabilmente alla memoria di famiglia, cioè diventa sostanzialmente quello poi dallo scalone che verrà terminato un po' successivamente, ma dallo scalone verso la Sala del Doge un percorso di senso legato alla famiglia. Quindi il fatto che ci siano ci sia un richiamo di un'opera come il Vitellio, così importante anche per i fasti collezionistici della famiglia, è assolutamente coerente con questa scelta. Quindi era semplicemente per precisare magari a chi è in ascolto e che non conosce in dettaglio l'economia e come la disposizione degli elementi del palazzo, come tutto questo discorso si vada a inserire in maniera molto coerente con quello che è stato probabilmente
come dire, l'obiettivo di Giovanni Grimani, o comunque l'idea di creare questo percorso in cui poi anche, almeno questo è il ragionamento che abbiamo fatto anche recentemente insieme a Daniele, di come anche poi i camerini che appartengono a una fase precedente, in cui era vivo ancora il fratello Vettore, quindi molto, diciamo, più familiare, meno legata alla figura, unicamente alla figura di Giovanni, di come anche gli ambienti precedenti dei camerini poi acquistino un significato, o comunque potessero essere letti in una prospettiva nuova, proprio con l'annessione della sala del doge, che costituiva il termine un po' speculare della tribuna di questo percorso, che a tutti gli effetti anche fisicamente sono due percorsi paralleli, dallo scalone verso la tribuna e dallo scalone verso la sala del doge. Sì. Si ha un'idea della funzione di questa sala? Si... Della sala del doge? Sì. Diciamo di no, nel senso, cioè, non altra rispetto a questa. Poi il fatto che fosse completamente riempita di statue, e su questo sicuramente Marcella De Paoli può essere più precisa di me, fa orientare, diciamo, le opinioni verso proprio una sorta di contraltare della tribuna. Poi ci sono i due ambienti che separano la tribuna dalla sala del doge, che non erano, come oggi non lo sono più, ma perché con l'operazione Domus Grimani la tribuna è stata tamponata, la porta che viene aperta poi successivamente tra tribuna e sala neoclassica, quella che oggi è sala neoclassica, è stata tamponata, quindi oggi non sono comunicanti, non lo erano neppure allora, e questi due ambienti sono stati hanno, diciamo, un carattere, almeno in quella che è oggi l'identificazione a livello di uso, più privato, comunque adibiti a un uso legato alla vita quotidiana, quindi la camera da letto e la sala da pranzo, per cui c'è la cappella adiacente alla sala del doge, quindi sicuramente aveva una, come dire, un carattere non privato, però più legato alla famiglia e al valore della famiglia, al legame con la famiglia, rispetto al percorso verso la tribuna, che invece è quasi più personale di Giovanni. E quindi, però, che ci fosse un uso alternativo a questo, ovvero, diciamo, di luogo di contemplazione anche lì, ma di contemplazione sulla memoria familiare, non lo sappiamo nel dettaglio, e forse era quello fondamentalmente. Grazie professore, ha fatto lei una domanda a me, sono molto onorata di questa cosa. Allora, abbiamo un'altra domanda da parte della professoressa Sapienza, a cui cedo la parola. Sì, io in realtà avevo promesso a me stessa di stare zitta, però visto che non ci sono tante domande mi permetto di prendere la parola semplicemente per dire che sono rimasta molto colpita dalla dimensione di verosimiglianza di questo busto di Antonio Grimani. E questa storia della cicatrice mi piace moltissimo, cioè questa ipotesi che appunto questo segno obliquo che attraversa la testa sia... appunto un segno, una marca quasi di, insomma, coraggio, valore proprio. Mi sono chiesta, devo dire, però, vedendo i busti che ha mostrato, gli altri busti che ha mostrato Simone Bianco, e quindi comunque lo scarto, se vogliamo, notevole che tu stesso hai sottolineato, se non ci sia di mezzo una maschera mortuaria. Cioè, mi è venuta così questa curiosità, perché appunto passiamo da un estremo all'altro. Perfino la cicatrice, che nel busto bronzeo ha un andamento più verticale e che in quel caso diventa obliqua, che forse riprende in maniera più esatta proprio. Ecco, questa era la mia curiosità. Grazie.
Naturalmente è una possibilità, sappiamo benissimo che era ad uso all'epoca di fare questo. Io ho trovato sempre che c'è questa una tale similitudine tra il busto di bronzo e quello di marmo, che veramente il busto di bronzo mi pareva un po' tipo, ma hai ragione, questo fatto della diversità tra le cicatrici può far pensare anche alla soluzione che hai scelto tu. Comunque, per tornare sulla questione del realismo, che difatti è un po' sorprendente per Simone, credo ancora una volta che abbiamo visto tutti gli esemplari che conosciamo del ritratto di Antonio, anche quelli molto posteriori, c'è sempre questi tratti molto macilenti, queste rughe sono sempre lì, quindi è veramente un tipo che non si può correggere, insomma, e quindi anche Simone doveva fare la stessa cosa. Grazie. Perfetto, allora passiamo la parola a Matteo Casini, che vorrebbe fare una domanda o un commento. Sì, buonasera a tutti, grazie. Approfitto, vedo che al momento non c'erano altri interventi, vorrei solo fare un'osservazione. Grazie professore, molto interessante. Non essendo storico dell'arte, mi dispiace di non poter intervenire su queste cose molto interessanti. Da un punto di vista più generale storico, ero rimasto un po' colpito, ovviamente parlando di Venezia e altro, dalle sue osservazioni iniziali sulla rappresentazione del Grimani come imperatore. Ecco, però mi sono venute in mente delle pagine notevoli del volume postumo di Ennio Concina, Tempo Novo, riguardo già una certa penetrazione dei temi romani e dei temi dell'antica Roma, e anche con influenze fiorentine, a partire da un'età molto precedente a quella in realtà dei Grimani. Parliamo già del Dogado Foscari, e poi insomma lo sappiamo tutti, insomma, i primi arrivi di quello che chiamavamo un rinascimento altro a Venezia, insomma, a partire dalla porta d'ingresso dell'Arsenale fino, diciamo, a Cappella Mascoli, a, insomma, a San Michele in Isola, eccetera. Ecco, a me sembra che queste tendenze che poi portano nel mito a creare anche questi nuovi percorsi già di metà 400, sostanzialmente come Venezia, Nuova Roma, Nuova Bisanzio, eccetera, stanno a significare un appunto dei nuovi linguaggi, sia nel campo di storia dell'arte, ma anche nel mio caso nel campo della storia politica e sociale, con le influenze sul cerimoniale, di questi linguaggi nuovi da fuori Venezia, di cui i Grimani sono soltanto a questo punto quasi un punto terminale, cinquecentesco, no? E poi in quel periodo abbiamo anche Andrea Gritti, la Renovazio di Sansovino, tutto lo scontro anche attorno a Andrea Gritti. Ecco. E mi sembra quindi che siano tendenze di lungo periodo che, ecco, reagivo un po' al suo stupore, insomma, però viste da una tendenza di lungo periodo sono presenze già costanti che stanno, secondo me, da storico, ad indicare anche una certa frattura, una certa divisione crescente all'interno del patriziato, soprattutto fra i grandi, no, del patriziato, fra coloro che vogliono mantenere saldamente la tradizione, come lo stesso Marin Sanudo, anche se lui proprio non faceva parte dei grandi, e invece coloro che vogliono portare a Venezia appunto questi nuovi linguaggi, peraltro dal mio punto di vista non solo appunto dell'antichità o della romanità, ma anche in altri settori, come nei settori della cultura cavalleresca o nelle nuove influenze cortesi che si vedono. Ecco, quindi i Grimani sono senz'altro un punto importantissimo, ma vedendoli da una prospettiva di lungo periodo mi sembra un punto già ormai terminale di fenomeni entrati nella cultura veneziana da parecchio tempo. Grazie. No, sono interamente d'accordo e grazie per questa contestualizzazione. La cosa però che mi chiedo, certo c'è questa continuità, ma non crede che c'è anche una rottura dei Grimani da questo punto di vista? Perché mi sembra che anche se c'è questa tradizione di Venezia Nuova Roma, il fatto di farsi rappresentare senza nessun'insegna di ducale
quando uno è stato doce o che il suo erede lo rappresenti così, mi sembra comunque non un segno di continuità, bensì un segno di rottura con la tradizione veneziana e al contrario una specie di adesione al modello romano, che lì non è più soltanto in collegamento con questi fenomeni che ha evocato, cioè Gritti eccetera, ma anche il segno che la famiglia Grimani è più romana che veneziana. Non so cosa ne pensa, ma secondo me questo fatto che non c'è niente di ducale in questo ritratto è comunque molto sorprendente. Sì. Prego Matteo, prego, certo. Eccola, sì. Sì, a questo proposito però le segnalo il fatto che già nel 400, se ben ricordo, devo ritornare in mente, devo tornare a studi che ho fatto 20 anni fa, all'interno della discussione sul mito di Venezia, esiste già, se non mi sbaglio, qualcun altro forse conosce qua l'argomento meglio di me, appunto devo tornare indietro a più di 20 anni fa, in un articolo che ho scritto sul mito di Venezia nel 400, esiste però all'interno almeno della letteratura politica una discussione su a quale Roma fare riferimento. È molto interessante. Il dibattito su Venezia Nuova Roma o Firenze Nuova Roma nel 400 verte anche su a quale Roma fare riferimento, la Roma repubblicana o la Roma imperiale. E lì andiamo a toccare tutto il tema di Venezia imperialista, Venezia non imperialista, eccetera, che nel 400 è particolarmente sentito, perché oltre alla crisi nel Mediterraneo con l'avanzata dei turchi c'è tutta l'espansione in terraferma, il famoso dibattito, pseudo dibattito, adesso non siamo più tanto sicuri, sull'espansione in terraferma o meno. Quindi in realtà questo tema di Venezia imperiale è già abbastanza presente anche questo nella letteratura politica, quindi forse questo potrebbe interessarle come per non parlare di discussione di Domenico Morosini, eccetera, dovremmo poi ampliare il discorso. Però questo tema di Venezia come Roma, Nuova Roma imperiale, è comunque già presente da un po' di tempo nel dibattito. Potrebbe aprire un capitolo sul Capitani Generale D'Amaro, sul Doge Agostino Barbarigo, che anche lui ha tendenze autoritarie che vengono condannate dalle fonti, e lui le esplica proprio a Palazzo Ducale, ma poi andiamo troppo lontano. Grazie comunque. Grazie a entrambi. Mi permetto solo di fare una piccola precisazione, e cioè che a intervenire prima, anzi dopo Marcella De Paoli, è Valeria Finocchi, che il cui nome non vedete comparire perché appunto compare Direzione Regionale Musei Veneto, quindi volevo semplicemente precisare di chi stavamo parlando. Allora, abbiamo un'altra domanda da parte di Laura Moretti, che invito a porla lei di persona, grazie. Eccomi, forse mi sentite? No. Buonasera a tutti, mi fa molto piacere partecipare a questo seminario, grazie mille per tutte le informazioni e grazie anche per ricordare il nome di Valeria Finocchi, che credo di aver incontrato una volta in una delle mie peregrinazioni a Palazzo Grimani, quindi mi fa piacere aggiungere il suo nome alle mie note. Sappiamo se il camino fosse in uso, cioè abbiamo negli inventari qualche riferimento a oggetti nella stanza, mi vengono in mente gli alari nel camino per esempio, ma spesso lavorando su questioni simili in altri contesti ho trovato molto utile trovare negli inventari tutto quello che non è opera d'arte o non è oggetto antico, per poter avere qualche indicazione sull'uso dello spazio architettonico. Quindi non ho purtroppo qui con me tutti i miei appunti e i miei libri, ma volevo chiedere, magari sicuramente forse Marcella De Paoli o Valeria Finocchi o lo stesso Michel Orman sanno rispondere a questa domanda. Io non ho nessuna idea, ma tu hai già incontrato un cammino così monumentale che non fosse in uso? No, ti facevo la domanda, mi senti? Non so se ci siano altre domande o altri interventi.
Devo parlare. No, allora, la tua domanda, la risposta ovviamente è no, quindi chiaramente era utilizzato. Mi chiedevo però se ci fossero presenze fisiche di oggetti che potessero, tra cui gli alari nel camino, che potessero suggerire un qualche tipo di uso magari più stanziale rispetto a spazi utilizzati invece per la contemplazione di opere d'arte in movimento, dove magari non ambienti non riscaldati, insomma, mi interessava capire se ci sono, se c'è negli inventari qualche notizia su. Beh, lascio la parola a quelli che studiano più particolarmente il palazzo. Io gli inventari che ricordo sono soprattutto inventari degli oggetti, quindi delle antichità, eccetera, e quindi non menzionano il resto, e quindi per questo non ho idea di dimensioni di oggetti che potevano essere usati nel cammino, ma forse altri hanno risposte diverse. Ma anche oggetti di arredo sarebbe interessante. Marcella, non so se vuoi intervenire tu. Sì, se posso, do ragione, ha ragione il professor Ockman. Purtroppo gli inventari a cui facevamo riferimento prima, sia lui che io, sono quelli che riguardano tutta la pratica, diciamo, del trasferimento dei marmi grimani per la costituzione e l'allestimento dello statuario pubblico. Per cui registrano anche oggetti che poi non sono stati trasferiti e sono rimasti alla casa, ma si tratta sempre di oggetti di collezione, quindi bronzi, ceramiche antiche che erano usate a decorazione delle sopraporte, lastre istoriate, come scrivevano i segretari della Serenissima, murate nei muri, un certo numero di iscrizioni che loro chiamano lastre iscritte, però non ci sono oggetti d'uso, perché non era nell'interesse dell'inventariatore, perché erano stati mandati lì appositamente per fare la spesa a Palazzo Grimani e portare in Piazza San Marco quanto più potevano, tant'è che poi c'è stata tutta la contesa con gli eredi e la faccenda della bollatura. Credo che lì forse si dovrebbe andare a cercare tra i beni di proprietà delle... Giovanni non aveva moglie, ma Vettore sì, e per esempio la vedova di Vettore, credo siano stati pubblicati degli inventari. C'è l'inventario. C'è l'inventario di Vettore. Ecco, quindi... Sì, sì, ma non mi pare che sia... L'inventario non riguarda il piano dove c'è la stanza del doge. No, infatti. Lui stava no, infatti. Esatto, il piano di sopra, sì. Il secondo piano nobile. Sì, nel senso che comunque, e peraltro, l'unico magari documento in cui potrebbe essere menzionato qualcosa di simile è... scusate. Non mi facevo vedere, è il testamento di Giovanni Grimani, che però non menziona nulla di simile per quanto riguarda quantomeno questa fase tardo cinquecentesca. Esistono degli inventari successivi che menzionano, c'è un inventario del 1784 che menziona elementi di arredo, però insomma, è una cronologia tardo, sì. Si va. Il camino era sicuramente utilizzato, ovviamente. Sì, sì. Beh, e la tribuna, che era un ambiente appositamente progettato, questo sì, per l'esposizione di scultura, non prevede riscaldamento, lì proprio non era... Ho lavorato su Palazzo Bevilacqua a Verona, è la stessa cosa, chiaramente non c'è la monumentalità di Palazzo Grimani neanche lontanamente, però ci sono degli ambienti con camino, con molte opere d'arte, e poi c'è la galleria senza camino, dedicata prettamente all'esposizione, e infatti lì probabilmente
Per fortuna c'è un inventario molto specifico anche di tutti gli elementi d'arredo, si capisce che si tratta di uno spazio dedicato prettamente alla contemplazione di opere d'arte, mentre altri ambienti provvisti di camino invece sono pensati più per un uso più stanziale, per attività che prevedono magari l'ascolto di musica, quanto la contemplazione o lo studio di manoscritti, eccetera, eccetera. Ero curiosa perché spesso tutte queste cose che di solito non vengono, vengono messe tra puntini negli inventari pubblicati, magari possono essere molto utili per capire quale fosse la funzione di un ambiente. Ecco, semplicemente. Grazie mille a tutti. Piacere poter parlare con voi qui dai limiti del mondo conosciuto, poter parlare con colleghi in Italia mi fa molto piacere. Sono in Scozia. Ciao a tutti, grazie. Grazie. A questo punto farei intervenire la professoressa Linda Borian per la sua domanda. Sì, buonasera, spero che si senta. Sì. Ciao Linda. Ciao Michelle, ciao. Dunque Michelle, intanto io mi scuso perché mi sono collegata un quarto d'ora dopo l'inizio della tua conferenza, avevo una riunione e quindi forse la mia domanda mi sa che è pleonastica. E prima di farla però ho riletto anche il tuo saggio adesso, ho controllato una cosa. Dunque la fotografia, per quanto documentazione, è sempre anche un'opera di traduzione e di interpretazione, no? E quindi anche tu appunto nel saggio questo un po' lo specifichi. Ecco, nel caso dell'album Brusa, no? Non so se tu hai avuto modo per esempio di fare anche dei paragoni o delle comparazioni con altri album magari relativi a sculture antiche eseguiti, di fotografie eseguiti più o meno nello stesso torno di tempo, no? Perché questo appunto è un problema di interpretazione della scultura e quanto la fotografia condiziona la nostra, non solo la leggibilità iconografica, ma anche poi l'interpretazione stilistica e via dicendo. Quindi e l'album di Washington è rimasto diciamo abbastanza integro e come è montato? Ecco, avevo una curiosità anche sull'aspetto materiale. No, l'album di Washington ha la sua rilegatura originale completamente integro, sì. Per altri casi simili potremmo pensare agli antiquari fiorentini che mandavano le loro fotografie, ma non so se non erano in album, mandavano le fotografie così sciolte. Tu hai dei... Ma no, perché diciamo io ho consultato un album di foto di inizio Novecento relativo, che però è stato poi ripubblicato, relativo a Villa Manfrin a Trepoli Treviso, no? E dove ci sono, l'ho trovato al Getty, dove ci sono appunto poche foto, veramente molto poche, così qualche. E allora mi chiedevo un po' come tu avevi affrontato, ecco, questo problema della fotografia di questo particolare momento storico come veicolo documentario ma anche di interpretazione, quindi quali problemi pone a noi esegeti di oggi, no? Perché chiaramente se poi l'album, come avete ipotizzato, poteva servire per una pubblicità, vendita, diciamo, insomma, come un oggetto di promozione, no, commerciale. Allora mi chiedo se questo non abbia anche in qualche modo condizionato, ecco, anche la natura delle, cioè, perché ci sono tutta una serie di problemi tecnici poi di stampa e via dicendo con cui dobbiamo fare un po' i conti, no? Sì, ma difatti sono problemi di che non mi sono veramente posto, perché io mi sono soprattutto concentrato sulla questione di queste opere che ho voluto trattare, ma bisognerebbe riprendere di fatto. Beh, potresti scrivere un altro articolo. Magari, con te. No, ma di fatti è molto insieme, interessante. Dai. No,
perché appunto, siccome, cioè io, sai, stavo rileggendo adesso un saggio su Donatello fotografato, no? E tu hai tanti Donatello, quante sono chiaramente i fotografi che dei prima metà del Novecento, e cambia anche la lettura stilistica proprio, no? Ovviamente, quindi questo vale sia per le sculture, ma chiaramente anche per la pittura, insomma. Grazie mille, grazie. Grazie a te. Allora, sì, abbiamo un'altra domanda da parte di Valeria Finocchi. No, volevo solo chiedere, scusatemi se mi intrometto di nuovo, volevo chiedere al professor Okumazi... Abbiamo un problema con l'audio. No, si sente. Io la sento. Se si è fatto qualche domanda su sulla Vera da Pozzo... nel senso che nel database di immagini, nella collezione di immagini sul sito della National Gallery di Washington, c'è anche questa Vera da Pozzo, su cui possiamo confessare siamo stati una mattina intera a fare, a tentare di fare con le pietre del cortile, che è stato restaurato durante i restauri di Palazzo Grimani, ma le cui pietre dovrebbero essere state ricollocate più o meno nella stessa posizione, quindi abbiamo tentato, abbiamo qualche idea, perché sarebbe veramente una bellissima cosa se quella Vera da Pozzo fosse quella originaria di Palazzo Grimani, perché poi credo possa essere data adesso, lei non la pubblica, ma no. Sul sito della National Gallery l'album adesso Se vuole la posso far vedere? Sì, magari. Ecco, volevo capire se si era interrogato, perché noi ci siamo interrogati, tra l'altro è una Vera da Pozzo, anche con Marcella De Paoli ne abbiamo discusso brevemente, e volevo capire, che peraltro è, come vedrete adesso, bellissima, veramente bellissima. Credo quattrocentesca, comunque, insomma, tardogotica, quindi... anche forse databile alle fasi di acquisto del palazzo, comunque se per caso lei si era fatto... No, intanto se fa parte dell'album esattamente come le altre foto. Sì. Anche fisicamente, quindi è rilegata. Sì. Interessante, sì. Perché non compare la dicitura Palazzo Grimani sotto, da quello che vediamo. Aspetti... Mi faccia vedere. No, nella versione della National Gallery non c'è. Cerco di. Non c'è nessuna dicitura, difatti. Ma. Chissà. Ma se mi ricordo bene, purtroppo non l'ho fatto fotografare da loro, ma c'è un indice con i vari pezzi che sono raffigurati. Ok. Quindi bisognerebbe verificare. Ok, verificheremo. Sì, non compare l'indice nemmeno nel, diciamo, nei documenti digitalizzati. Penso che hanno messo sul sito, perché sono loro sono io che ho chiesto a loro di fare fotografare il volume, quindi penso che le foto che troveremo... quello che immaginavamo, sì, che fosse stato successivo alla sua scoperta, insomma, dell'album. E quindi possiamo magari cercare di capire come viene descritto nell'indice. Sì. Grazie. Basta chiedere, sono molto gentili, basta chiedere a loro. Lo faremo, grazie mille. Prego. Perfetto, a questo punto vorrei dare la parola a Elia Fontolan, un altro collega e membro del gruppo operativo Rive. Buonasera professore, mi sentite? Sì. E io volevo farle una domanda, tornando sempre sul busto del Doge Grimani. Anche lei prima aveva sottolineato di quanto si tratti di una scelta, se vogliamo, sovversiva. Ma mi chiedo, visto anche la proposta che aveva fatto il dottor Ferrara, cioè che il busto in bronzo fosse stato addirittura sfregiato in segno del poco apprezzamento, insomma, del Doge, questo doge dalle vicende, se vogliamo, alterne. La mia domanda è quanto possiamo e se possiamo supporre che questa, diciamo, rappresentazione di Antonio Grimani come imperatore e non come doge sia stata più una scelta che, come dire, volta a esaltare il potere imperiale, magari piuttosto a, non dico dimenticare, ma far passare in secondo piano questo, insomma, dogato corto e che... fu anche di, insomma, poco rilevante, ecco, possiamo dire.
è un po'... Io direi che comunque in confronto col Dogato stesso il fatto di farsi rappresentare senza nessuna insegna dogale è già infatti una specie di presa di distanza o un'interpretazione della funzione un po' strana e molto idiosincratica, e quindi io direi infatti che dimostra un atteggiamento in confronto alla tradizione veneziana molto particolare. Sì, io sono d'accordo con lei, forse anche non c'era la volontà di insistere troppo sull'atto veneziano della cosa, diciamo. Era Optimus Princeps, certo, ma lo voleva interpretare piuttosto in un modo romano che veneziano, direi. Grazie mille. Benissimo. Credo che non ci sia nessun'altra domanda, siamo ancora nei tempi, quindi se qualcuno ha un'ultimissima curiosità possiamo tranquillamente concedergli la parola. Va bene, io allora a questo punto vorrei ringraziare moltissimo Michel Hochmann ancora per il suo intervento e la sua disponibilità. Vorrei ringraziare anche Marcella De Paoli, Valeria Finocchi, Marco Mazzocco e tutta la direzione regionale Musei Veneto, e ringrazio anche soprattutto tutti i numerosissimi partecipanti, perché ho perso il conto ma credo che a un certo punto fossimo 222, quindi insomma direi che è andata abbastanza bene. E non dimenticatevi che questo è il primo di una serie di incontri che faremo mensilmente, in alcuni casi anche due volte al mese, quindi vi aspetto tutti il 17 di dicembre con un intervento di Gabriele Mattino che ci illustrerà alcune importanti novità su Vittore Carpaccio. Approfitto ancora dell'occasione per salutare Bill Barsham, la professoressa Mason e tutti quanti voi, e ringraziarvi ancora di cuore per questo bellissimo seminario inaugurale di Rive. Grazie. 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 Arrivederci a tutti. Ciao.